Mesi di confronto e dialogo non sono bastati al centrodestra salernitano per trovare una linea unitaria per le amministrative di Salerno, Fratelli d'Italia. Nelle scorse ore ha rotto gli indugi ufficializzando il sostegno a Michele Sarno, candidato civico con una storia di destra. Una fuga in avanti secondo gli altri partiti della coalizione, che hanno chiesto di riunire nuovamente il tavolo del centrodestra. Anche Fasano ha fatto il nome di Michele Sarno, quindi se l'ha fatto penso che non diceva cose false, e quindi oggi probabilmente mettiamo una prima pietra che possa lanciare un appello all'unità. Nessuno può accusarci di essere distruttori del centrodestra, siamo costruttori del centrodestra, ma innanzitutto noi vogliamo essere costruttori di un'alternativa vera al De Luca e al deluchismo. Le prossime settimane dunque risulteranno decisive per provare a ricompattare la coalizione, un obiettivo a cui lavorerà anche lo stesso Michele Sarno, intenzionato a dialogare con parti sociali e partiti, ma anche con associazioni come i Figli delle Chiancarelle. Dobbiamo ancora fare uno sforzo, lavorare, allargare ancora di più se possibile il consenso e accettare tutti i contributi di coloro i quali vorranno dare adesione a questo progetto, che non è il mio progetto, è il nostro progetto. Oltre alla lista di Fratelli d'Italia, per il momento Sarno sta lavorando alla composizione di 5 civiche, tra queste una interamente composta da giovani salernitani e una da quelle che l'avvocato ha definito le famiglie dimenticate.